di fare poi la Fortitudo, secondo me voleva andare un po' contro quello che erano i dogmi della Bologna bene, tra virgolette. Noi eravamo quelli brutti sporchi, sporchi e cattivi, insomma, gli indiani e i cowboy, non si può stare con i cowboy, secondo me. Lavoriamo assieme. Cosa vuoi fare? Se vuoi... Così? È come cioè... essere con tua moglie, guarda, te sei in casa tutti i giorni con tua moglie, cosa fai? Bisogna che un po' gli rompi le palle. Fortitudino, non ti incazzare, l'importante è partecipare. L'anno scorso la Virtus ha vinto lo scudetto, il mio socio continuava a spruzzarmi dello champagne nella schiena per tutta la notte. Sono arrivati tutti, chiaramente, giustamente, a prendermi in giro. Bologna è fatta da tre città: Bologna, la città universitaria e Basket City. Basket City è un quadrilatero dove si parla solo di basket, da anni. Virtus e Fortitudo, diciamo come Juve e Toro, Milan e Inter. Essendo nato a Bologna, la mia passione fin da piccolo, ecco, ho sempre seguito le Vunere. Il tifoso Fortitudo è... noi li chiamiamo i maragli, no? I maragli vuol dire truzzo, no? Non so come, però anche ultimamente anche noi virtusini lo siamo, quindi sinceramente il tifoso Fortitudo dicono che sia quello più abituato a soffrire che col tifoso Virtus, però sinceramente io da tifoso Virtus ho sofferto anch'io, ho perso delle finali di Eurolega. Qui si vive molto in maniera guareschiana, Don Camillo e Peppone, Virtus e Fortitudo, la chiesa e il comune, cosa vuol dire? Che litigano e poi alla sera vanno a bere un bicchiere insieme, perché questa è Bologna. Guarda che c'è una cosa curiosa in questa città, cioè la città meno filo statunitense d'Italia, se ci pensi, perché è la città più comunista d'Italia. Per quanto riguarda lo spettacolo e lo sport, non c'è in Italia una città filo statunitense come questa, perché nel dopoguerra, anche prima, ci sono la pallacanestro, il jazz, questa è la città del jazz. Questa città è per natura curiosa della diversità e quindi vuol dire che quando ha visto il basket ha preso un locale del comune di Bologna che si chiama la Sala Borsa, che oggi presenta due libri, è diventato un'ex chiesa e ha giocato, i campi all'aperto e ha giocato. Ti farei far presente che questa è una città di playground, cioè dove d'estate c'è una proliferazione nei campi all'aperto, che sembra di essere a New York. Buonasera da Giovanni Boccina, diretta dai Giardini Margherita, per raccontarvi la finale del 39esimo lavoro su Walter Solari Playground. Negli anni 70 viene realizzata l'uscita della tangenziale delle Lame e il maestro del centro giovanile, che era adiacente a questo campo, decide di far arrivare, non si sa come, non si sa quando, non si sa perché, un camion di asfalto ai Giardini Margherita e improvvisamente dal nulla nasce un campo da basket. Da qui parte la storia di quello che oggi si chiama Walter Bussolari Playground, ma che per tutti gli italiani è il playground dei Giardini Margherita. Questo contesto, in questo mondo i Giardini Margherita, secondo me, è una di quelle cose che da piccolo tutti quanti sogniamo, di essere in questo campo. Qui non c'è la differenza tra il bianco e il nero, tra il ricco e il povero, al playground giocano tutti. La bomba! Dentro 4! Il bello del torneo è invece lo scontro tra il giocatore professionista e il giocatore dilettante, cioè Ray Sugar Richardson, ex stella NBA, poi giocatore della Virtus e di altre squadre, che viene stoppato da Paolo Zanardi, giocatore della B2 del Giro Zano, sono quelle leggende che in realtà, appunto, non sono leggende ma sono fatti realmente accaduti. Perché è il massimo giocare o essere qui a Bologna o aver giocato qui a Bologna a pallacanestro, a Basket City? Perché è il pane quotidiano. Qua tutti parlavano di pallacanestro. E tutti parlano di pallacanestro non per parlare di pallacanestro a raglio, ma perché ne capivano di pallacanestro. Cioè io entravo
in macelleria a comprare un chilo di carne, il macellaio mi spiegava che dovevo frustare di più il braccio perché il tiro doveva essere più con più parabola. Era una roba fuori dal mondo. Non sarebbe la stessa cosa se non ci fosse la parte avversa. Se noi non ci fossimo per la fortitudo o la fortitudo non ci fosse per noi, non sarebbe la stessa cosa per i giocatori. E poi dopo c'è sempre stato per entrambe le squadre, per entrambe le tifoserie, una genialità nel trovare degli slogan, delle coreografie, anche pungenti, no? Anche un po' particolari, che aspettavi quel momento, da giocatore, dici, ma che cosa tireranno fuori oggi? E quando andavi in campo nella bolgia che non sentivi niente, magari venivano fuori delle magliette con dei numeri e dentro non c'eravamo noi giocatori, c'era dell'altra roba puzzolente. In un concerto del 91, ed sì, è nella copertina della videocassetta, sì, tu fai il concerto con la maglia di Ulbrodo, ed è la mia. Quell'anno l'altra squadra, la Virtus, aveva come sponsor la Knorr, famosa per il dado. E mentre ero in macchina tornando mi venne in mente, parlando da fortitudino, parlando dall'altra parte, questa frase: odio il brodo. La provai a disegnare con dei font, con dei caratteri, insomma, andava ragionata così. Io vidi la frase e dissi: che bello, finalmente qualcuno che ha centrato la summa delle cose che si odiano al mondo, ha centrato un simbolo, il brodo quale simbolo di tutto ciò che si odia nella vita, e allora dobbiamo farlo anche noi Schiantos odiamo il brodo anche noi. Cioè, sì, mi hai copiato la maglietta? Ti ho copiato la maglietta, ma sono qui pronto con un assegno, come vedi, a riparare un assegno, un cabrio, cioè scoperto, e sono la cifra, mettila tu, non c'è problema. E comunque così, no, ammetto, riconosco che l'idea è stupenda perché si presta a tante interpretazioni. Ripeto, il brodo non è solo in riferimento alla Knorr, lo si può allargare questo riferimento davvero a tutte le cose che nella vita non riesci a sopportare. Ecco, vai, siamo sotto ovviamente. Questo è il museo, come l'abbiamo definito, Fortitudo. Insomma, più che un museo, appunto un mausoleo che contiene cimeli, oggetti, foto, tutto quanto riguardi una passione di una vita, nasce dai tifosi e per i tifosi. Quindi ci sono i fortitudini che vengono in pellegrinaggio a vedere, ad ammirare appunto 60 anni di passione in Serie A. Oh, se facciamo canestro risultate, eh? Ecco, perfetto. Noi fortitudini siamo da sempre molto legati alla nostra squadra, al nostro simbolo, e lo siamo a prescindere dai risultati. Quando esce il calendario, iniziano già le tifoserie, il 19 di dicembre c'è il derby. Cioè, se ne parla già, cos'è? Esce ad agosto? Quindi, sai, è una cosa che si sente, sì, la settimana prima magari in maniera più intensa, ma è una cosa che parte da lontano, che parte anche da quelli che sono stati già giocati, come sono stati giocati, come sono finiti. Ero in Svezia, che dovevamo giocare l'amichevole Svezia-Italia la settimana prima dell'inizio del Mondiale di Francia 98. Quindi ho seguito la partita, e un mio amico mi telefonava tramite il telefonino e mi faceva la telecronaca della partita, e mi ha fatto la telecronaca in diretta del canestro da 4 di Sasha Danilovic. Io pensavo che fosse uno scherzo, invece è andato veramente così, è stato fantastico. Tu sei quello con l'alcol, loro hanno i fucili, cioè, loro hanno i soldi, tu no, però quando riesci a vincere una partita loro, è come vince gli eventi, cioè è uguale. Diamo un valore a una cosa che è molto elevato e se ne parla tanto. È Basket City per qualcosa, esatto. È stata chiamata Basket City proprio in questo senso, che comunque è una città che vive da pallacanestro, indipendentemente da tutto. Ma la frase più bella che identifica questa città la disse l'avvocato Porelli, che è il nome tutelare della Virtus degli anni 70, che ha vinto un sacco. Un giorno disse: Bologna è una città dove c'è sempre uno che apre una bottiglia di champagne, ma di fianco c'è sempre uno che dice che sa di tappo.